Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Parola del Signore. Siamo nei discorsi dell'ultima cena del Vangelo di Giovanni che ci accompagnano in questo tempo pasquale. E Gesù, in questa famosissima pagina, che immaginiamo non l'abbia pronunciata durante l'ultima cena, ma l'abbia invece pronunciata in mezzo a una vigna in fiore, come in questo periodo, una vigna piena di tralci e di gemme, di germogli, ecco, proprio passando in una vigna, abbia fatto questa similitudine: io sono la vite e voi siete i miei tralci. È un'immagine bellissima perché visualizza in maniera concreta l'unione di noi con Cristo e la linfa vitale che da Cristo, il tronco, si sparge nei tralci e fa portare frutto a questi tralci. Ecco, ciò che conta, è una parola che ricorre tante volte, è che noi portiamo frutto. E cosa vuol dire portare frutto? Lo stesso frutto di Gesù: donare vita, costruire unioni, relazioni, unità, gioia intorno a noi. Quando Pietro, dopo la Pasqua, parla di Gesù, negli Atti degli Apostoli dirà: Gesù è passato facendo del bene, come dire, lasciando una scia di luce, di bene, di bontà, e sono questi i frutti. Ecco, ma ci sono delle condizioni per portare frutto, per portare questi frutti di vita e di bene, e la prima condizione è restare, rimanere in Lui, un verbo che ricorre tante volte: rimanete in me e io in voi, rimanete nel mio amore, rimanete nella mia parola, rimanere, dimorare in Lui, dimorare in Lui. E noi lo sappiamo, i credenti lo sanno, basta aprire il cuore e già siamo nel Signore, basta un momento di fede, basta una piccola disponibilità e il Signore è in noi, perché c'è già con il battesimo, perché ci ha unito, davvero ci ha innestato, per continuare a usare l'immagine, in Lui il giorno che siamo stati battezzati, e questa sua vita continua a scorrere in noi se noi non ci chiudiamo, se noi non ci stacchiamo con il peccato, con l'indifferenza, con la pigrizia, con la superficialità, con l'egoismo, eccetera. Ma se lo cerchiamo, se lo desideriamo, noi siamo già in Lui e Lui è già in noi. E la seconda condizione è la potatura. Il Padre mio è il vignaiolo, è l'agricoltore, ogni tralcio che non porta frutto lo pota, lo taglia, perché ogni tralcio che non porta frutto lo taglia, ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Ecco, il potare non è un'operazione di morte, ma un'operazione di vita. Potare, no, Dio ci pota non solo, principalmente con le sofferenze e le fatiche della vita, ma in tanti modi: ci educa con gli incontri, ci educa con la sua parola,
ci porta con le intuizioni e anche con le sofferenze, con tutte le situazioni della vita. Se noi abbiamo questo atteggiamento ricettivo, se noi siamo in ascolto del Padre, se noi cerchiamo di leggere i segni della sua presenza, scopriremo che, come dice alla fine di quella famosa opera il diario di un curato di campagna di Bernanò, come dice il protagonista prima di morire, tutto è grazia, cioè tutto diventa potatura di vita, tutto diventa possibilità nuova di portare quei frutti belli di bene, di bontà, di gioia, di vita che il Signore si aspetta da noi.